Bentrovati. In questo video continuiamo il discorso dell'inserimento delle categorie della nostra lista di scelte all'interno del progetto pilota. Nel video precedente abbiamo aggiunto appunto un char field con l'opzione Choices, in cui abbiamo aggiunto una lista di categorie. Oggi vediamo come modificare leggermente il nostro template per visualizzare queste categorie. Ad esempio, senza andare a fare grosse modifiche, le card che abbiamo messo nella home page, quindi questa specie di highlights su una serie di articoli, hanno già dentro un tag che possiamo sfruttare per evidenziare la categoria. Quindi andiamo a vedere questa parte del template. Andiamo a prendere il template degli articoli, no, era dentro nell'home page principale, quindi template nell'home page parziali, perfetto. Dovremmo avere highlights card, perfetto. Ecco qui, questa qui è la singola card che viene caricata in questo momento. Possiamo togliere la parte commentata, ormai è stata abbondantemente assodata. Allora, vediamo un po' di identificare qua dentro la parola world. World. La parola world è qui, eccola qua. Praticamente abbiamo nel nostro codice HTML una stringa di testo, un insieme di caratteri che identificano la categoria. Noi dobbiamo sostituire questa categoria con qualcosa che arriva direttamente dal nostro modello, dal nostro articolo. Niente di più facile, liberiamo il campo, inseriamo il classico tag per accedere ai field, ai campi dei dati che vengono passati alla pagina, quindi se vi ricordate è doppia parentesi graffa in apertura e in chiusura. E all'interno andiamo a prendere il modello di dati che viene passato a questa frazione di codice, che come potete vedere dagli esempi sotto era highlight. Quindi andiamo a prendere highlight punto category, che è il nome che avevamo dato. Se andiamo a controllare models, è il nome che abbiamo dato a questo particolare campo del modello articolo. Quindi torniamo su qui, highlight card, quindi highlight.category. Salviamo. Il server è già attivo nel mio caso, se no avviate il server e andiamo a vedere ricaricando la pagina. Ecco qua che compare TL e TL. Ovviamente noi invece non vogliamo visualizzare TL, ma vogliamo visualizzare il corrispettivo della categoria. Quindi ritorniamo un attimo su Models. Noi abbiamo una lista di categorie definita da una coppia chiave valore. Le chiavi sono passate poi al campo categoria per far sì che, ad esempio, nella pagina amministrazione compaia un menu a tendina che ci permetta di scegliere. Come vedete, però, nel menu a tendina compare la categoria per esteso, non la chiave. La stessa cosa dobbiamo fare noi all'interno del template. Non vogliamo visualizzare la chiave, ma la categoria completa. Per fare un po' di chiarezza su questo passaggio, diamo prima di tutto un'occhiata alla documentazione in modo da avere un riferimento che non avevo ancora dato. Allora, cerchiamo molto semplicemente Django documentation, voilà. Eccoci qua. Allora, Django documentation, andiamo a cercare choices o choice, va bene anche così. Ecco, allora il primo nell'elenco che viene fuori, sappiamo che noi dobbiamo andare a cercare un'opzione di un model field, quindi andiamo a vedere model field reference. Model field reference, andiamo qui nella colonna di destra dove ci sono tutti gli argomenti trattati in questa pagina, c'è choices. Clicchiamo ed ecco qua. Vediamo praticamente qualcosa di molto simile a quello che abbiamo fatto noi, quindi la definizione di una lista di coppie chiave valore. E anche una forma più elegante, che è quella che stavamo per fare, di creazione di una lista un attimino più esplicita a livello di codice, ma anche se un po' più verbose, un po' più lunga da scrivere.
Quello che ci interessa, poi come vedete vi consiglio di leggerlo perché è interessante, cioè si offre diverse opportunità, addirittura la stratificazione a più livelli delle scelte e l'enumerazione, ci sono diverse opportunità offerte da questo strumento, vi consiglio di leggerlo. A noi quello che interessa è come fare a vedere il contenuto, diciamo il valore della scelta e non la chiave. In particolare ci interessano queste due righe. Quindi Django aggiunge un metodo per recuperare, lo chiama Human Readable Name, quindi fondamentalmente è la parola in formato leggibile, per il valore corrente del vostro field e si utilizza questo costrutto get foo display name. Adesso capiamo bene cosa vuol dire, magari apriamo in un'altra scheda. Eccolo qua, model.getFooDisplay. Adesso vediamo l'esempio pratico. Intanto, prima facciamo una piccolissima modifica per rendere un po' più accattivante il nostro codice e andiamo a strutturarlo in questo modo. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima definiamo le chiavi e poi usiamo le chiavi come variabili all'interno della lista. Ci tornerà comodo più avanti, non in questo momento, ma conviene farlo. Quindi, facciamo così, molto semplicemente copiamo al momento le parole scritte come valori che avevo scritto tutte in maiuscolo, le copiamo in colonna, compreso tempo libero, che andiamo a mettere però un underscore per evitare spazi. Ok. Normalmente quando si definiscono delle variabili, passatemi il termine globali, può essere utile, anche se è discutibile come metodo, però può essere utile utilizzare la sintassi, la scrittura in tutti i caratteri maiuscoli, così che a colpo d'occhio si capisce in qualsiasi punto del codice che si fa riferimento a qualcosa di definito a un livello superiore. Per il momento questi sono definiti allo stesso livello, ma dovremo spostarli da un'altra parte più tardi per poter accedere alla lista anche quando dobbiamo fare la modifica alla navbar del sito. Quindi definiamo la variabile tecnologia e come abbiamo fatto prima la mettiamo uguale a TC, che era la prima chiave che abbiamo messo nell'elenco. Poi definiamo la chiave per sport e l'abbiamo chiamata SP, se ricordo bene, sì. Poi definiamo la chiave per salute, SL, e poi definiamo per ultima la chiave del tempo libero. Così, no, sì. TL, ok. Una volta definite le chiavi, semplicemente rifacciamo la nostra lista da capo. La facciamo sempre parentesi tonda, mettiamo tecnologia maiuscolo che è la chiave, virgola. E il valore. In questo caso, secondo me, poi è una scelta personale e estetica, potete fare quello che volete. Secondo me, quando si vedono sui siti le label, i tag, insomma, i bannerini piccolini che identificano appunto una categoria, una classe, un'appartenenza di un articolo o di un qualcosa, è più carino leggerlo solo con la prima lettera maiuscola e le altre minuscole. Questo però è un gusto personale soggettivo. Se vi piace tutto maiuscolo, mettetelo tutto maiuscolo. Se vi piace tutto minuscolo, come volete. Tecnologia. Ok. Virgola. Sport. Salute. No, ok. E l'ultimo che è tempo libero. E qui possiamo usare lo spazio invece perché è una stringa di caratteri, lo spazio è consentito. Salviamo. Proviamo a refreshare un attimo la pagina. Ok, non è cambiato nulla ed è corretto perché abbiamo semplicemente ristrutturato la nostra lista, ma la chiave tempo libero è sempre rimasta TL, quindi è corretto che si legga TL.
Ok, allora il passaggio dopo era, abbiamo detto, dobbiamo utilizzare un metodo studiato apposta, implementato apposta in Django per ottenere il valore abbinato alla chiave della nostra lista di scelte. E si utilizza questo approccio. Dove vedete foo, FOO, scritto maiuscolo, in realtà è un placeholder, è un modo di dire, va sostituito. Con che cosa? Con il nome del campo che avete implementato che contiene più scelte. Noi, il nostro campo si chiama Category. Quindi per poter visualizzare il valore, noi dovremo utilizzare Get Category Display. Vediamo come metterlo in pratica. Andiamo sull'HTML. Qui c'era la nostra highlight.category, in realtà questo diventa .get underscore category underscore display, così, e salviamo. A questo punto andiamo sul nostro sito e refreshiamo la pagina. Ed ecco che il nostro tag è diventato tempo libero, perché i due articoli 8 e 9 avevano categoria tempo libero. Se andiamo nell'interfaccia admin per articoli 8 e 9, per esempio, 8 decidiamo che diventa sport e salviamo, il 9 decidiamo che diventa salute e salviamo, allora a questo punto refreshiamo la pagina ed ecco che abbiamo sport. Ah, ho sbagliato, ho cambiato il 9, era l'1 che doveva essere modificato. Ecco, qui è sicuramente un qualcosa che non è corretto ed è migliorabile della logica di funzionamento del nostro sito. Cosa è successo? In realtà io li avevo cambiati corretti, avevo cambiato l'8 e il 9 con i tag differenti. Ma cosa è successo? Nel momento in cui io ho salvato i miei 8 e 9 modificati, sono diventati gli articoli più recenti. E se ricordate, quando nella home page ci preoccupiamo di comporre la lista di articoli che viene passata all'home page, noi mettiamo nel banner l'articolo 0 e l'articolo 0 è il più recente. Mettiamo in highlights gli articoli 2 e 3, cioè in realtà sarebbero nella posizione 1 e 2 perché nelle liste si parte a contare da 0 e sarebbero quindi gli articoli nell'ordine, quindi l'ultimo modificato è il 9, quello prima è l'8, quello modificato prima è l'1. E quindi l'1 che prima era nel banner grande mi è slittato in un highlights. Il 9 che era in un highlights è slittato nel banner grande. Questo perché? Perché risalvando 8 e 9 abbiamo cambiato la data in cui sono stati aggiornati e al momento la nostra lista li restituisce nell'ordine in cui sono stati aggiornati l'ultima volta. Quindi questo comportamento sarà da modificare perché non è corretto. Mettete di aver fatto un errore di battitura, di sintassi in un articolo che avete pubblicato magari settimana scorsa o il mese scorso. Vi viene fatto notare che c'è un errore o ve ne accorgete voi, andate a modificare l'articolo e cosa succede? Che l'articolo che magari è vecchio di qualche settimana o di qualche mese vi ricompare nel banner come se fosse un articolo nuovo, solo perché avete fatto magari la correzione di un errore. Questo non è corretto. Immagino che il desiderio sia di mettere nel banner l'articolo che desideriate voi e tendenzialmente potrebbe essere il più recente. Quindi il più recente deve essere per data di pubblicazione, non per data di aggiornamento. Quindi quello che dovremmo andare a fare sicuramente è andare a modificare nel get context data la query, quindi dove facciamo article objects all, dovremmo filtrarli o ordinarli per un criterio differente, ma anche se è una cosa piuttosto semplice, piuttosto veloce, esula dal contenuto di questo video in questo momento perché ci stiamo occupando di queste cards. Lo faremo nel video successivo. Perché? Perché nel video successivo andremo appunto a utilizzare le categorie per modificare la navbar e poter cliccare sulle voci della navbar e visualizzare una lista di articoli per categoria. A quel punto, già che stiamo modificando la navbar e già che modificheremo anche la lista degli articoli visualizzati, intervenendo con una query, a questo punto modificheremo anche la query dell'home page per sistemare anche questo pastrocchio. Quindi, per questo video è tutto. Avete visto come si fa a inserire nel template
quella che può essere la chiave di ricerca se andate a utilizzare direttamente il soggetto, punto, nome del field, quindi category, oppure se volete il nome leggibile, quindi il valore che avete inserito nella lista, get nome del field, quindi category, display. E per questo video è tutto. Nel prossimo video continuiamo. Grazie per avermi seguito fin qui.